e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video, un video di nail art dove andrò a realizzare una rosa sotto vetro. Ormai queste rose sotto vetro ci vanno di moda e ormai è una mania, insomma, lo stanno facendo tutte e quindi ho deciso di farla anche io. Prima di iniziare con la nail art apro una piccola parentesi che, come vedete, io mi sono tagliata le unghie. Me le sono limate, me le sono curate, eccetera, eccetera, perché come sapevate prima ce l'avevo lunghe, adesso guardate quante corte, perché comunque cominciavano ad spezzarsi, eccetera, eccetera, almeno così adesso crescono tutte uguali e via, a parte questa che è spezzata tantissimo, però comunque ok, non ho voluto fare allungamento, niente, la lascio così, non mi interessa, il mignolo poi si nota un po' di meno, diciamo, no? E poi ho fatto questo semi permanente con Monoff di Passione Unghie. Ho utilizzato questo gel stupendo che è il Cat Eye di Passione Unghie. E qua ho messo 4 brillantini argentati, solo uno che è boreale praticamente. Vedete? Boreale questo qua. Ed è qua, come vedete, ho fatto la rosa sotto vetro. Mi piace molto come mi è venuta. Anche se non è perfettissima, eccetera, però comunque mi piace, nel toni del blu, perché l'altra volta pure volevo fare questo Cat Eye di Passione Unghie, che questo si chiama Magic Blue, e niente, insomma questo. Adesso vi faccio vedere come realizzare questa rosa sotto vetro, però la faccio in versione rossa. E quindi niente, io vi lascio il tutorial, spero che vi piaccia, ci vediamo. Eccomi qua. Allora, questo qui è un video dove parlerò, così vi spiegherò anche come funziona questa rosa sotto vetro. Allora, come prima cosa andiamo a prendere il colore nero, io uso Poison Black, questo qui di Passione Unghie, e lo vado a stendere su tutta l'unghia. All'inizio farò una passata e poi una seconda passata. Questo è il primo procedimento che dobbiamo fare. Dopo aver fatto due passate, come vedete, il nero è bello profondo, insomma, senza sgrassare, senza niente, anche perché il nero questo qui, come si chiama, oddio, da un attimo, è Poison Black di Passione Unghie, questo qui non ha la dispersione, andiamo ad prendere il bianco, io uso questo Pure White, sempre di Passione Unghie, e con un pennellino, non proprio con la punta fina, andiamo a realizzare una rosa che la dovete realizzare, che deve riempire praticamente tutta la tip. E mentre, scusate, mi sono scordata, intanto realizzate la rosa, dovete levare un po' di bianco, vedete, deve venire tipo sfumato, diciamo, no? Oppure con un pennellino tirate un po' in giù, tipo così, e vedete, va via un po' di bianco, perché tanto dopo lo andremo a ripassare. Quindi adesso è per fare lo scheletro, diciamo, della rosa. Ecco qua, allora dopo aver fatto questo prendiamo un pennellino ancora più fino, molto più fino, sempre con il bianco, andiamo a contornare nei lati qua, come vedete, in parti qui sopra della rosa, i petali, per farla più realistica, insomma, quindi andiamo a contornare con delle righe sottili sottili i petali della rosa. Eccoci qua, ok, dopo aver, come vedete, contornato i petali della rosa, andiamo a catalizzare la lampada. Finito di catalizzare, dopo voi prendete qualsiasi colore, come avete visto qua nelle mie unghie ho fatto blu, potete fare rossa, gialla, viola, marrone, azzurra, come vi pare,
Questa volta la farò rossa, quindi andiamo a prendere il nostro colore rosso. Io uso questo qui, Red Diva, sempre di Pasolini, sempre con il solito pennello per applicare i colori, e andiamo il colore a stendere su tutta la rosa, quindi su tutta l'unghia. Ok, dopo aver fatto questo, vedete, ecco qui la rosa. Dopo aver fatto questo, se vi basta una sola passata come così, lasciate così, se no date una seconda. Io penso che così posso mettere un altro po' di colore, ma penso che così mi basta, un pochino così e basta, perché mi va bene solo una passata. Infine adesso andiamo ad applicare il nostro lucido. Io uso sempre questo ultra gloss di Pasolini. Adesso però devo andare a catalizzare l'altro passaggio. Allora, quindi adesso ho catalizzato anche il secondo tra virgolette passaggio, anche se ho dato soltanto solo una stesura di rosso. Andiamo a prendere il nostro lucido e andiamo a applicarlo in unghia. Eccomi qua, allora vi ho fatto vedere il precedente video, prima di questo dove adesso in cui sto parlando, a rallentatore, così l'avete vista meglio. Metto a fuoco più vicino, no, così. A me piace tantissimo, è proprio proprio bella e sono stata soddisfatta di me stavolta, perché a me le rose non mi riescono mai, stavolta mi è riuscita, anche se anche questa non è perfettissima, ma mi piace veramente tanto, è stupenderrima. Veramente, veramente, veramente. Insomma, questa qui, ragazze, è la rosa sottovetro. È facilissima da fare, avete visto, non, poi non ci vuole manco tanto a farla ed è bellissima veramente, guardate che effetto che fa, pare veramente una rosa sotto vetro, una rosa incastonata nel vetro, è vero, pare veramente così. E niente, io spero che questo video vi sia stato utile, almeno se volete provare a realizzarla sapete come si fa. Se volete sotto nei commenti, se volete qualche consiglio o volete sapere qualcosa, me lo scrivete. Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su. Io niente, vi lascio, vi mando un enorme bacio e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao.